23 giugno 2018, Reggio Calabria, siamo nei pressi di Largo Colombo, poco più avanti Piazza De Nava. Da Piazza De Nava è iniziata questa manifestazione con la sigla USB, una manifestazione sindacale. Abbiamo visto tanta gente di colore, tante distriscioni. Abbiamo cercato di capire cosa rivendicano. Adesso anche un po' di folklore. Vabbè, la gente di colore ha la musica nel sangue, quindi è giusto che ognuno manifesti la propria cultura e le proprie caratteristiche. Ecco, una nuova forma di protesta molto molto caratteristica. Ecco, guardate la musica nel sangue e qua gli striscioni che adesso sono per terra probabilmente poi li prenderanno. Guardate, sono in tantissimi. Leggi Bossi Fini, schiavitù e sfruttamento, abrogazione della legge Minniti, Orlando, insomma qualcosa chiedono che venga cambiata, e in effetti nello stato delle cose è anche ben visibile sotto gli occhi di tutti che c'è qualcosa che non funziona, non solo negli sbarchi ma anche sulla gestione poi degli stessi rifugiati, migranti, chiamate un po' come volete. L'amministrazione comunale tutta ha aderito in solidarietà con questa, tutta, almeno la maggioranza, diciamo. Abbiamo visto rappresentanti della minoranza, ma teniamo che queste lotte per i diritti debbano avere comunque colore politico. Vedete, c'è anche tanta gente di Reggio, Terra al Popolo. Vediamo un po' di volti. Ed era uno che ha già. Guardate, tantissime. Che Nuccio Barilà, il sindaco di Riace, che adesso proveremo ad ascoltare. Intanto sindaco di Riace Mimmo Lucano, sindaco. Sindaco Lucano. Devi fare l'intervista a me. Vabbè, allora falla. Sindaco. Veniamo di sentire. Sindaco. Sindaco. Allora, ieri Klaus Davi la aspettava a San Luca, oggi è presente qua. Cosa dice a Klaus Davi, che comunque ha fatto un suo riferimento? Questo è il mio posto. Unica speranza che ci rimane è quella di rappresentare la giustizia e la democrazia. Non ci rimane altro. Ecco, non vogliamo salire sui carri dei vincitori. Vincitori che rappresentano il governo italiano. Forte con i deboli. Il governo ha parlato questa voce contro i rifugiati, contro i Rom. No, io non ho sentito altro. Ecco, Salvini un po' ce l'ha con lei. Io non l'ho mai conosciuto. Non, ovviamente. È il ministro degli interni. Mi immagino che da quello che ascolto, da quello che dice, quello che fa, quello che. Prima che diventasse il ministro degli interni. Ma lui propone. Ha una visione della vita, del mondo completamente all'opposto. Noi siamo per l'umanità, siamo per valori solidali, siamo per gli esseri umani, non contro.
non odio razziale, no, io non ascolto altro. Ma io la cosa che mi sorprende non è Salvini, è sorprendente come riescono ad avere il consenso. C'è da una parte l'odio e da una parte c'è, non voglio utilizzare questa parola, amore, che mi sembra, però... E se dovesse dare un messaggio a Salvini a livello personale, cosa direbbe? Lo vorrebbe incontrare? Non lo so, non dico che mi fa paura, che noi, io non ce l'ho paura, però il suo pensiero mi fa paura, perché tra l'altro non è solo, anzi è un pensiero prevalente oggi, questo è l'assurdo. Probabile che anni e anni di berlusconismo hanno fatto capire a tutti che deve prevalere gli atteggiamenti che parlano al materialismo, se parliamo di cuore, se parliamo di sensibilità umana, non possono esistere. Grazie a Mimmo Lucano.